che cos'è un tumore, che cos'è il cancro, cioè sono sinonimi due, e magari quali sono le specificità del cancro al colon. Allora, definiamo come tumore una massa, fondamentalmente. Tumor in latino vuol dire tumefazione, che cresce, in eccesso, in modo scoordinato, all'interno di un tessuto. Quindi è scoordinata e indipendente dalla crescita del tessuto a cui appartiene. Le prime descrizioni risalgono agli antichi egizi, ma chi veramente ha dato una definizione di carcinoma è stato Ippocrate, che era, come sapete, o come spero sappiate, il padre della medicina, nel IV secolo avanti Cristo, che utilizzò appunto per la prima volta il termine carcinoma. L'origine etimologica è quella di granchio, dal greco, carcinos, che vuol dire qualcosa che cresce, invade, attanaglia il tessuto, vicino, proprio perché le prime descrizioni erano proprio di queste masse che non solo crescevano all'interno di un tessuto di origine, ma andavano anche poi a infiltrare tutto quello che ci stava vicino. Poi nel 1800 quello che è stata l'evoluzione è stato che, va bene, c'era la descrizione, diciamo, della massa, però il medico appunto dell'inizio dell'Ottocento, che era Rudolf Virchow, ha detto andiamola a vedere al microscopio, e ha descritto quindi le cellule di queste masse, che tipo di cellule c'erano all'interno. E si è visto che le cellule erano simili al tessuto di origine, ma erano una parodia, quindi in qualche modo partivano dal tessuto di origine, però poi acquisivano delle differenziazioni diverse, per cui alla fine assomigliavano al tessuto di origine, ma si differenziavano proprio per delle caratteristiche sia morfologiche, quindi di aspetto, e poi molecolari, di cui parleremo dopo, che è poi l'oncologia moderna. Quindi tumore è un sinonimo di cancro o di carcinoma, vuol dire massa, vuol dire qualcosa che cresce al di fuori dell'organo da cui origina. Nasce da una cellula che è una nostra cellula, una cellula sana, e poi per dei meccanismi che noi ancora conosciamo solo in parte, e dico sempre, quando si scopriranno i meccanismi di sviluppo dei tumori avremo praticamente risolto il problema al 99%, perché sapremo sia come prevenirli che come curarli al 100%. Questa cellula acquisisce delle modifiche per cui guadagna uno l'immortalità. Le nostre cellule hanno una scadenza, hanno una schedina per cui nascono, si sviluppano, crescono e poi muoiono. Questo fa parte dell'invecchiamento cellulare, è proprio un modo anche per, diciamo, tenere sotto controllo lo sviluppo dei nostri organi. Invece queste cellule no, queste cellule decidono di crescere, crescono indipendentemente dai meccanismi di inibizione che ci sono poi tra cellule, sono immortali, quindi continuano a crescere, si riproducono e poi acquisiscono anche dei meccanismi non solo di crescere localmente, ma di staccarsi dalla loro origine e poi di correre attraverso il sistema circolatorio, dando poi origine anche a localizzazioni a distanza del tumore. Quali sono le peculiarità del cancro al colon rispetto ad altri tipi di cancro? Perché ci sono, immagino, più tipi di cancro, se vuoi anche parlarci brevemente di questo. Allora, diciamo che appunto prima, quando vi spiegavo che è la cellula che impazzisce all'interno di un organo, inizia a crescere in modo, diciamo, non controllato, questo fenomeno può avvenire in tutti gli organi, quindi potenzialmente qualsiasi cellula di qualsiasi nostro apparato può svilupparsi in senso neoplastico. Quello che differenzia e rende il tumore del colon peculiare è il fatto che, mentre in tutti gli organi il tumore nasce tumore e la cellula tumorale nasce così, a un certo punto impazzisce e si sviluppa come tumore, nel colon invece c'è tutto un processo, quindi la cellula inizia a crescere, forma una formazione polipoide, quindi un polipo che è benigno, che vuol dire che non ha tutte le caratteristiche di crescita incontrollata, possibilità di andare in circolo e quindi di dare altre localizzazioni, di infiltrare i tessuti vicini, ma sta lì. È un polipo che si dice polipo benigno, che cresce progressivamente. Nel passare degli anni, e questo fenomeno può anche impiegare magari 10 anni, acquisisce sempre più mutazioni, sempre più alterazioni
a livello cellulare, molecolare, per cui poi diventa un cancro maligno. Sì. A tutti voi dico grazie per averci guardato, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mettete like al video, condividetelo, rock and roll. Ciao!